Allora, ciao Ornella, te lo spiego a parole mie perché non ho trovato un tutorial in italiano dove si capisce bene come si fa. Io te lo spiego come lo faccio io, però non è difficilissimo. Allora, praticamente, facciamo così. Io ho preso una scatola della pasta per far prima e ha già le pieghe. Cioè, ha già le pieghe fatte, quindi viene più semplice. E te lo tagli a misura che vuoi fare tu. Poi prendi la misura del dorso e lo dividi in quanti fascicoletti vuoi fare. Quindi se metti 3 fascicoletti, fai 3 buchi. La distanza deve essere più o meno sempre la stessa. Io ho fatto 1,5 cm qua. E qua ho diviso a metà, quindi 2,5 cm, e la distanza tra questi deve sempre essere uguale, così la cucitura viene perfetta. Allora, se qua è 2,5 cm, che è la metà di questo, fai 1,5 cm e 1,5 cm qua. La stessa cosa di qua. Parti sempre 1,5 cm di altezza e qua uguale, 2,5 cm. Poi centrale devi prendere più o meno la metà dell'altezza e quindi erano qua mi pare 7. Vabbè, facciamo il foro centrale anche qui e non so se si vede bene. Praticamente sono 3, 6, 9 buchi. Ora prendi i fogli. Cioè la misura deve essere sempre lo stesso in modo che combacino con la copertina. Per far prima c'è chi lo fa direttamente sulla copertina senza stare a prendere la misura qui e qui. Però io ti faccio vedere come faccio io, anche se mi incasino. Comunque, ho preso la misura, la stessa della copertina. Faccio combaciare il centro. Aspetta. Il centro, vedi, centrale, con la cover, con la copertina e lo faccio entrare qua. Centrale, vedi? In modo che posso fermare con le pinzette i fogli. Uno e uno, due. Ecco. Quindi fai bene i buchi che combacino. Sì, combaciano. No, più o meno, vabbè. Sì. Questo un po' più. Ecco, allora adesso i buchi dovrebbero combaciare. Ok. Ok. Vabbè, ho fatto un po' un casino, però io te lo faccio vedere alla velocissima perché non so come fare. Poi tu, allora, dipende se vuoi fare il filo che spunta da fuori. In modo che poi alla fine ci puoi fare un fiocco con dei ciondoli appesi, con delle perline o da dentro. Io preferisco farlo dentro perché non mi piace, poi non sono capace, vabbè, a gestirlo fuori. Comunque parto da dentro e passo nel buco sopra o sotto. Rivado centrale. Non so se si è visto, aspetta, che forse dall'inquadratura non si è presa bene. Che mi sto incasinando da morire. Allora. Ecco, rifaccio. Parto da dentro, dal centro ed esco. Rientro da sopra o da sotto. E rivado centrale. Vado nell'altro buco sotto
e faccio questo gioco qua. Rientro al centro, oppure, allora, vedi, al centro, oppure faccio questa cosa qua in modo da poter fare il nodo. Vedi che si ferma. Ed è praticamente finito. Però io, siccome uso questo filo qua da uncinetto, faccio 3 giri ogni volta. Chi usa invece il filo di lana o il filo o il cordoncino può fare semplicemente un giro come ho fatto adesso. Ora, la cucitura non è perfetta perché te l'ho fatto in un secondo proprio, però vedi come viene. Questa è quella centrale. Mi si sta anche scaricando la batteria, quindi sono riuscita a farlo proprio alla velocità della luce. Spero che hai capito. Se non capisci qualcosa, te lo faccio con le foto.